No, ma mi sembra giusto. Io devo registrare e i cani decidono di fare conversazione. Va bene, tutto molto interessante. Benvenuti in un nuovo video. Oggi è San Valentino, il 14 febbraio, il giorno degli innamorati. E prima di scoprire questo book tag a tema amore che ho trovato sul canale di Martina Belli, ovviamente voglio ricordare ai single, soprattutto che, come me, che in realtà l'amore non è unicamente quello tra fidanzati, ecco. Quindi utilizziamo tutti noi in tutto il mondo il giorno di San Valentino per stare con le persone che amiamo, che possano essere i nostri genitori, i nostri amici, l'amore per i libri, quindi perché no passare una bella serata in compagnia di un bel libro, magari a tema amore, e chissà che fra i tanti libri che io vi citerò in questo book tag non ci sia il libro che riuscirà stasera o in una delle sere successive a scaldarvi il cuore. Quindi, una cosa importante, non riducete la giornata dell'amore unicamente a San Valentino per fare i grandi fiori, i grandi regali e poi niente più. Ci sono tante forme di amore, e quindi alla fine festeggiate San Valentino tutto l'anno, mi raccomando. Allora, come dicevo, questo book tag l'ho trovato sul canale di Martina Belli, ce n'era in realtà anche un altro che mi sarebbe piaciuto fare, cioè il primo appuntamento book tag, però in realtà le domande non mi convincevano fino in fondo, quindi semmai lo proporrò l'anno prossimo. Peraltro questo è il primo book tag a tema San Valentino qui sul canale, perché sono andata a controllare nella playlist in qualche modo dei video che ho caricato durante dall'apertura del canale in poi, e proprio il 14 febbraio non avevo caricato niente perché avevo già creato il book tag un paio di giorni prima, e quindi è anche un modo per festeggiare, ecco, questo canale. Quindi sono 7 domande, quindi appunto 7 libri, sarò molto veloce e ci saranno dei classici, dei libri di narrativa contemporanea, alcuni libri che ancora non ho letto, quindi insomma sarà molto interessante. Domanda numero 1. Un romanzo d'amore che ancora non hai letto. Qui è stato un po' difficile perché in realtà li ho letti quasi tutti, ma ho trovato un classico, e cioè Storia di una capinera di Giovanni Verga. Questo testo che ho comprato a soli tipo 2 euro usato, su Libraccio c'era lo sconto, e devo dire la verità che non vedo l'ora di leggerlo perché Giovanni Verga, comunque uno di quegli autori che noi studiamo a scuola, che può non piacerci. In generale, secondo me, quando si studiano degli autori a scuola, a meno che non si abbia un insegnante stratosferico, purtroppo ci resta il trauma, ecco, perché ci obbligano a studiare magari autori che in quel momento non ci interessano tanto. Studiamo la trama, studiamo la vita, ci annoiamo a morte e purtroppo non sempre decidiamo poi successivamente di approfondire quell'autore, ecco. E quindi nel caso di Giovanni Verga, devo dire la verità, a me l'ho trovato sempre molto affascinante perché comunque è stato uno dei grandi autori a introdurre il naturalismo in Italia, però non mi sono mai avvicinata tantissimo alla sua produzione. E invece so che Storia di una capinera, insomma, è una storia effettivamente rispetto a Malavoglia apprezzata da tutti. Parla, infatti, è un romanzo epistolare, cosa che io non amo, quindi partiamo bene. Però in realtà che parla di questa ragazza che praticamente è obbligata a diventare monaca, un po' come la monaca di Monza, e intrattiene una corrispondenza epistolare col suo fidanzato. Quindi, insomma, mi pare che il finale fosse anche abbastanza tragico. Quindi, insomma, vediamo. Domanda numero 2. Un romanzo d'amore ambientato in un luogo dove vorreste andare in vacanza. Allora, no, ho scelto questo libro non perché io voglia andare in vacanza lì, ma almeno non nell'immediato, ma semplicemente perché sto studiando francese, forse ve l'avrò detto un paio di volte qui sul canale, e quindi ho deciso di scegliere uno dei 2 libri, perché ne ho veramente pochi, insomma, un libro attuale ambientato in Francia. Quindi mi piacerebbe comunque andare prima o poi, ovviamente, a Parigi, ma non per vedere la Torre Eiffel dove vanno tutti, ma per andare alla ricerca di posti particolari. Ed effettivamente il luogo in cui è ambientato questo libro potrebbe esserlo. Sto parlando di Nicolas Barrou, Il caffè dei piccoli miracoli. Praticamente è un racconto di questa ragazza che studia all'università, facoltà umanistiche, una ragazza sognatrice, molto lenta, diciamo, nel prendere decisioni, l'esatto opposto mio, che è segretamente innamorata di questo professore universitario, che le chiede a un certo
certo punto di andare con lei a fare un convegno. Siccome lei ha paura di volare, rinuncia, però a un certo punto, non so come perché non l'ho ancora letto, a quel che ho capito i due si ritroveranno a Venezia, che era stata la città d'amore per eccellenza, che aveva, era legata in qualche modo alla nonna della protagonista. Quindi diciamo che qui in questo caso mi piacerebbe andare, adesso che ci ripenso, sia a Venezia e quanto ovviamente a Parigi. Quindi deve essere il classico romanzetto d'amore, diciamo, attuale, molto veloce, però insomma vedremo, diamo una chance a quest'autore, anche perché qualora io lo trovi abbastanza gradevole, sicuramente poi leggerò qualcos'altro di quest'autore in lingua originale e quindi in francese. Allora, un romanzo d'amore in cui il punto di vista sia quello di lui. Allora, qui la scelta è stata da un lato un po' difficile, perché come sapete gran parte delle storie d'amore hanno per protagonista delle donne e sono spesso scritte da donne, però in questo caso ho trovato, ero un po' indecisa, ma sono effettivamente riuscita a trovare il libro perfetto, un libro che amo, che ho letto in francese proprio adesso per partecipare al gruppo di lettura e ve ne parlerò poi nelle letture del mese, se e quando ci saranno. Sto parlando de La signora delle camelie di Alexandre Dumas Filho. Allora, chi mi conosce si ricorderà che questo libro è presente all'interno della classifica dei miei 5 classici preferiti. Effettivamente, adesso l'ho riletto in lingua originale, ho potuto apprezzare ancora di più la bellezza di questo testo. Qui perché il punto di vista è quello di lui, perché la poverina, cioè Marguerite Gautier, muore e quindi lui, Armand Duval, ci racconta la loro storia. Ed è una grande storia d'amore, ovviamente, che prevede il sacrificio, il dolore, la gelosia, l'invidia, il tradimento, la sofferenza, la morte, ma si sa che alla fine omnia vincit amor, quindi l'amore vince su tutto e quindi questo secondo me è veramente uno dei grandi classici d'amore, piccolissimo peraltro, ma che dovete leggere, insomma, soprattutto a San Valentino, ma non solo, ecco. Io ricordo che la prima volta lo lessi in estate, poi di nuovo in estate e poi adesso proprio, diciamo, in tema con San Valentino. Domanda numero 4, un romanzo d'amore con una forte passione. Qui, ragazzi, non ho potuto non nominarvi un classico perché è basato proprio sulla passione tra i due protagonisti e ve ne ho parlato peraltro anche nel Sanremo Book Tag, quindi non mi dilungo ulteriormente nel parlarvi della trama, ve lo cito soltanto, poi vi andate a cercare il video. Peraltro anche questo è uno dei miei 5 classici preferiti, quindi lo ritroverete ancora in quel video. Sto parlando di Anna Karenina di Tolstoi, ovviamente, perché qui tutta la storia si basa su questo amore passionale e travolgente tra Anna Karenina e il conte Vronsky. Quindi non mi dilungo sulla trama, non mi dilungo sui personaggi, andate a ricercarvi tutti i vari video e quindi sì, questo per forza dovevo sceglierlo, perché è il romanzo d'amore, ma soprattutto di passione per eccellenza. Domanda numero 5, un romanzo d'amore storico. Allora, qui non ho capito se, come peraltro è accaduto anche a Martina, se si riferisse a un amore ambientato in un romanzo storico o a una grande storia d'amore che in qualche modo ha fatto la storia. Ho deciso quindi di unire i due aspetti e con un libro che non ho ancora letto e che non so quando leggerò, ma l'ho trovato scontato per poco prima di Natale, quindi ho deciso di comprarlo. Sto parlando di Anita Garibaldi, La donna del generale. Allora, quel che ho capito, questo è un romanzo in cui la pronipote, probabilmente, penso che sia la pronipote di Anita Garibaldi, che però ha lo stesso nome della sua bisnonna, praticamente scrive immaginando la storia d'amore tra Anita Garibaldi e Giuseppe. Quindi l'ho trovato molto interessante perché comunque è una grande storia d'amore che ha fatto la storia, ecco, un vero e proprio amore storico, vista la vicenda di Anita all'interno del Risorgimento, il legame con Giuseppe, insomma è veramente secondo me una grande storia d'amore, quindi spero attraverso questo romanzo, quando sarà, di poter scoprire qualcosa in più su questa figura e anche su questa storia d'amore. Quindi secondo me, insomma, ho pensato di poter rispondere a questa domanda con un romanzo d'amore storico perché riferito a una coppia realmente esistita. Poi gli ultimi due libri. Numero 6, un romanzo d'amore preso per la copertina. Qui vi parlo di un libro del quale ho fatto la recensione. È stato protagonista della collaborazione con Vincenzo, quindi anche qui non mi dilungo ulteriormente. È un libro del quale ogni volta che ve ne parlo, insomma, mi si riempie il cuore e sto parlando
Ritratto di donna in crisi di Simona Hammerstedt, Stoccolma, 1880, una storia d'amore. Ovviamente, purtroppo la luce non rende mai la bellezza di questa copertina, ma se l'andate a cercare, se guardate la mia recensione, capirete che io ho adorato questa copertina fin dall'inizio. Sono anche stata fortunata perché poi ho amato la storia, ma anche se così non fosse stato, terrei comunque questo libro nella mia libreria in un modo o nell'altro. Però grazie al cielo l'ho amato, l'ho adorato, è una grande storia d'amore, perfetta per San Valentino, quindi andate a vedere la recensione, per cui ho letto, ho scelto questo libro soprattutto perché la copertina è quello che mi ha colpito a prima vista e quindi insomma è un testo che consiglio anche a voi. Fine, ultimo libro, romanzo d'amore che racconta di donne forti. Qui il libro di cui vi parlo non è un romanzo in senso stretto, ma parla di una donna forte, perché è stato scritto da Concita De Gregorio, il testo è Mi sa che fuori è primavera, ed è un testo in cui viene raccolta la testimonianza di Irina, la madre di quelle due gemelline, non so se vi ricordate, che furono prese dal padre, che poi si è suicidato, e di queste due gemelline purtroppo ancora ad oggi non si sa niente. Quindi ho deciso di scegliere questo libro perché, proprio come vi ho detto all'inizio del video, l'amore non è solo quello di fidanzati, che possa essere uomo, donna, è anche l'amore tra madre e figlia, tra nonni e nipoti, tra fratelli, tra amici. Quindi ho deciso appunto di scegliere questo libro perché qui viene rappresentata, ci viene descritta una donna molto forte, eppure estremamente fragile, visto il dramma che ha vissuto e che ancora sta vivendo, e che invece allo stesso tempo ci comunica il grande amore esistente tra madre e figlia. Quindi ho deciso appunto di scegliere questo testo, anche se non è un romanzo in senso stretto, è però una grande storia d'amore che sfida tutto e che speriamo ovviamente possa concludersi con il lieto fine. Questo book tag a tema San Valentino è finito. Io vi ricordo che ci vedremo il giorno 19 per la storia su Instagram, in cui vi chiedo di indovinare l'autore del mese. Vi dico adesso, perché a quel che ho capito c'è stato un po' di ambiguità nella storia del mese precedente. I suggerimenti che voi troverete saranno suggerimenti riferiti a un solo libro ciascuno, quindi voi troverete due suggerimenti, uno per ogni libro, quindi magari questo può essere più chiaro per chi magari l'altra volta aveva dei dubbi, non ha partecipato e perché non sapeva appunto, ma in realtà, come già vi ho detto in quel video, partecipate comunque, perché io cercherò comunque a tutti voi di assegnare dei punti, ecco. Quindi questa volta insomma vi aspetto, ci saranno due libri molto interessanti. E quindi ci vedremo ovviamente il giorno 19 per la storia, il giorno 20 per l'autore del mese, e spero, come già vi ho detto nel video della scorsa settimana, di poter caricare finalmente, almeno a febbraio, il video delle letture del mese. Allora, noi ci vediamo il giorno 20 per l'autore del mese, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!